Ho pubblicato uno shorts al giorno per 9 giorni. Questo ha portato sicuramente dei benefici al mio canale, ma vediamo un po' meglio. Ci tengo a dire che questo test non è stato influenzato da nessun test antecedente. Oggi invece tramite Twitter vengo a sapere di un caso studio molto interessante. Quindi vediamo questo caso studio e mettiamolo in confronto con i dati in mio possesso. Questo è il tweet pubblicato il 14 aprile del 2023 da Paddy Galloway, dove in verticale abbiamo le visualizzazioni e in orizzontale abbiamo Swiped Away. Visto contro Swiped Away. Ovviamente è in percentuale, questa fine della visualizzazione dello shorts va da 0 a 100, dove 0 è l'inizio del video e 100 è la fine del video. Quindi da 0 a 100 praticamente quanta parte di quel video tu hai visto prima di fare Swiped Away. Sono sicuro che già ti stanno venendo in mente un sacco di cose, un sacco di idee, ma entriamo dentro il caso studio, capiamo di più. I dati che provengono dal suo caso studio fanno emergere immediatamente una cosa. I shorts inferiori a 10 secondi hanno veramente poche chance. I shorts che vanno dai 50 ai 60 secondi hanno molte chance, ma forse ancora di più quelli che vanno da 40 a 50 secondi. Tutto questo è assurdo veramente, perché tu adesso cosa stai pensando? Ok, so che devo fare i video da 40 a 60 secondi e spacco. Non è così. Infatti alla fine del test ho pubblicato questo video di 49 secondi e devo dire che le performance non sono assolutamente buone. Mentre questo, di soli 14 secondi, ha fatto delle performance notevolmente migliori. E quindi a questo punto mi sto confondendo. Quelli inferiori a 10 secondi non vanno bene. Li devo fare superiori sicuramente a 40 secondi, ma questi sono 14 secondi. Sì, ma stiamo parlando di dati veramente bassi. Infatti, anche se per il mio canale 1294 e 8 iscritti è veramente un buon risultato per uno shorts, per dei canali veramente affermati, questi risultati sono abbastanza scarsi. Già. È così. Quello che emerge dal caso studio di Paddy Galloway è che l'errore più grande che fanno tutte le persone che realizzano video in formato shorts è che pensano alla creazione dello shorts e non alla comunicazione che utilizzano all'interno dello shorts. Porca miseria. Infatti, per far sì che il tuo video verticale vada bene su YouTube, lo devi realizzare il più lungo possibile e le persone che lo vedono lo devono vedere per almeno il 60% del tempo complessivo. Tutto questo è perfettamente in linea con il test che ho fatto in questi 9 giorni. Infatti, se andiamo a guardare questa metrica, durata di visualizzazione media e percentuale media visualizzata, in questo video abbiamo 0,19 e 38%. In questo video abbiamo 17 e 68%. Anche se abbiamo il 68%, il video è di 23 secondi e qua abbiamo solo 0,17. Anche qui questo video 25 secondi, 0,12 e 49, anche qui 13, 22, 12, 82%. Questo è andato bene per quanto riguarda la percentuale media visualizzata, quindi è una percentuale abbastanza alta. Ma 14 secondi. Questo qua è un video che avevo pubblicato, che praticamente era veramente piccolo, ve lo faccio vedere. Questo video ricomincia da capo. Questo video ricomincia da capo. Lo chiudo. Andiamo avanti anche con gli altri. Anche qui 11, 36 e 30 secondi. Anche qui 20, 36 e 54 secondi. Quindi da qua c'eravamo per una metrica, ma qui non ci siamo con i valori, siamo bassi. Che dire, finalmente abbiamo dei dati e delle metriche da tenere in mente per far andare bene i nostri shorts, quindi ci vediamo ai prossimi test. Mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanella, altrimenti ti fucilo a vista, ok?